Che palle, ragazzi, due coglioni, c'ho le palle. No, 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 cioè, adesso vaffanculo, sentite, oggi non è possibile. Oggi sono un po' incazzato perché vaffanculo, non possiamo pareggiare, quasi perdere ancora una volta come quella col Parma. Abbiamo avuto un po' di fortuna di più rispetto a quella col Parma, è vero, da una parte, dall'altra mi girano i coglioni che non abbiamo preso 3 punti, perché ragazzi... Poi dobbiamo dire che questa partita è soprattutto grazie a un grande portiere, al portiere più forte del mondo, ragazzi. E non me ne frega un cazzo. Quando un portiere ti para una rovesciata, con quella violenza che è arrivata, con quella potenza, è davvero il portiere più forte del mondo. Ragazzi, non ci sono pale, non c'è portiere che tenga. È uno, veramente, è il più forte portiere d'Italia. Non me ne frega, perché quello che fa Gigio a 22 anni è una roba pazzesca, davvero. Cioè, raga, arriverà il portiere più forte della storia, portiere più forte della storia della nazionale italiana proprio. Questo è oro sul tavolo proprio. Vabbè, raga, comunque, velocemente vi do le pagelle, però vi dico la verità. Oltretutto, iscrivetevi qua, iscrivetevi al canale qui. Innanzitutto, qui ti iscrivi al canale, qui mi lasci un like. Ragazzi, oggi è stata tanta roba per il semplice fatto che abbiamo giocato alla grande. Abbiamo rimontato alla grande, se possiamo dire. Tanta roba fino a un certo punto, perché comunque sull'1-0 loro. Insomma, ragazzi, insomma, secondo me nel primo tempo, se sbloccavamo nel primo tempo era meglio. Voi se mi chiedete cos'è che manca a questa squadra, manca un centravanti, ragazzi. È scontato che manca un centravanti. Raga, non c'è centravanti che tenga. Mi spiace, ma Leao, poi tra l'altro la giocata di Rebic fantastica, è vero, però non basta. Cioè, ragazzi, non basta. Dopo 20 minuti che ha visto che non funziona, non funziona. Sposti Rebic a sinistra. E Leao come prima punta, perché raga, no, così no, cioè, a me Leao oggi non è piaciuto. Partiamo dal presupposto che non è piaciuta la squadra. E infatti oggi gli do un'insufficienza, non l'abbastono mai, do comunque un'insufficienza, perché adesso ragazzi cominciano a fare le altre, non voglio guardare le altre, però mi girano i coglioni. Perché tu adesso devi andare a farmi 6 punti, noi dobbiamo fare 6 punti prima di Natale per mantenere la vetta. Vincendo in casa con Sassuolo e andando all'Olimpico a vincere con la Lazio. Quindi, ragazzi, vedete un po' voi che impegni del cazzo che abbiamo. Veramente una roba folle. E non voglio soffermarmi su altro, che mi girano i coglioni. Allora, innanzitutto, poi abbiamo così Gigio Donnarumma, come vi ho detto, portiere più forte del mondo. Oggi con le pagelle si becca 9. Davvero fantastico, ragazzi, fantastico. Calabria, ragazzi, ha fatto un gol della Madonna. Oggi ha fatto un gol della Madonna, davvero, 7,5 Calabria. Ma scusami, ma veramente, una roba. Alzo le mani, Calabria, io veramente ti applaudisco e mi scuso per tutte le critiche di merda che ti ho sbattuto in faccia l'anno scorso, perché veramente era un anno difficile per te e insomma, forse è stato un anno davvero storto, quindi ci può stare. Kalulu 7, raga, Kalulu. Che poi fa il gol, ragazzi. Poi ha fatto il gol, mi spiace, ma si becca 7. Tanta roba. Questo veramente ha tanti margini di miglioramento, ma migliorerà tanto. Diventerà un difensore anche a terzino fortissimo. Kalulu. Romagnoli. Romagnoli oggi 6,5, ragazzi. Secondo me oggi ha fatto meglio Kalulu, stranamente, di Romagnoli. Perché comunque quando c'era sulla bandierina del tiro, lui doveva tirare. Cioè, veramente spero che si lamenti di meno, perché mi sto rompendo le palle sinceramente. Quindi io spero almeno questo. Dalot, Dalot ragazzi, Dalot oggi meglio. Qualche miglioramento di troppo, ma neanche tanto, quindi gli do 6,5. Classico 6,5, nulla a cui togliete. Poi insomma, tutto bene, diciamo. Tonali, partita normale, ha fatto il suo 6,5, ragazzi, non posso dire nulla, recriminare a Tonali. Si sta impegnando, c'è da dire, ragazzi, si sta impegnando. Questo è un giocatore che si sta impegnando e per me si becca 6,5. Per quanto riguarda Kessié, Kessié do 7, Kessié 7, ragazzi, vabbè, poteva di meglio.
Però si chiede tanto, cioè se ragazzi si chiede tanto, d'altra parte comunque c'è da dire che si gioca davvero, cioè davvero tante partite. Cioè che si gioca tante partite, poi ovviamente è riposato, ragazzi, però insomma è un giocatore che in effetti si è infortunato, ma non così grave come gli altri. Infatti cioè siamo proprio messi male dietro. Rebic 7 ragazzi, 7 soltanto per la giocata che ha fatto. Veramente ha fatto una giocata della Madonna, quindi io gli do 7 lì. La giocata che ha fatto Rebic è stata bellissima. Io veramente non ho parole. Doppio passo, una roba da pazzi. Stelpettine, veramente gli mancava la conclusione, perché secondo me era un gol della Madonna. Se si beccava il gol gli davo 9. Davvero tanta roba. Cernoglu, 6 e mezzo ragazzi, 6 e mezzo per il semplice fatto che sinceramente si gioca bene, però mi gira anche i coglioni, cioè nel senso dopo un po' di volte che perde troppo tempo tenendo la palla ai piedi, a me girano un po' le palle, scusatemi tanto, però insomma so che Cernoglu può fare di più, diciamo, quindi io per questo gli do mezzo voto in meno, per questo è il motivo per cui secondo me. Poi arriviamo alle note dolenti di oggi, che ragazzi sono Castillejo e Leao, che ci arrivo dopo. Innanzitutto parliamo di Castillejo, che non mi salta mai l'uomo, mi sto un po' stancando un po' troppo. Oggi ci becca 5. No, no ragazzi, io penso che dobbiamo sostituirlo, perché non, cioè, non so ragazzi, non salta mai l'uomo, l'ho guardato molto attentamente oggi e mi sono accorto di questo difetto che continua a persistere. Insomma, dobbiamo prendere altre strade, secondo me, ragazzi. Non voglio nulla colpare, io ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto, però se vuoi diventare una grande squadra, di sicuro devi andare a prendere qualcosa di meglio, secondo mio parere personalissimo, ma penso che anche voi condividete stesso il mio pensiero. Leao gli do 5,5 ragazzi, 5,5 perché era fuori posizione. Sì, io ho detto spesso che lo vedo meglio a sinistra, qua è vero. Però ragazzi, diciamo che viene da un infortunio, diciamo che comunque quando giochi nella tua posizione originale, cioè, giochi meglio. Adesso non ha avuto nulla. Cioè, non è colpa sua, però cioè, voglio farvi capire che non ha avuto quel feeling lì con la palla proprio. E nulla ragazzi, io vi ho detto, io avrei spostato Rebic a sinistra e avrei messo Leao come prima punta, quindi personalmente oggi 5,5 per quello. Gli do 6,5 ragazzi. E voi mi direte cosa ha fatto di più di Leao. Ragazzi, intanto questo giocatore davvero imposta bene le azioni e butta dei palloni veramente su quel tiro. Ha fatto un tiro che, mamma mia, lì quando tu miri il palo e stai quasi per prenderlo, vuol dire che sei un campione. E da un lato abbiamo anche rischiato, è vero, un sacco di volte, ma poi Genova è vero che si è fatto avanti, ragazzi, vedeva che dopo un po' il cielo piazzava dentro come ha giocato. Diaz do 6,5 perché comunque gli mancava la conclusione, raga, a Diaz gli mancava la conclusione, semplicemente quello che gli mancava come tratto. Io l'avrei messo 60esimo, se fossi stato per me l'avrei messo 60esimo, però c'è anche da dire che avrei fatto stessi identici cambi, cazzo. Cioè, non lo so, veramente, stiamo in un momento no. Questo momento no per noi. Ma l'importante, ragazzi, oggi do insufficienza alla squadra, ma non perché è la secondo pareggio e qua mi preoccupa la storia. È vero che abbiamo infortuni, ma non possiamo, dobbiamo un attimo cercare, specialmente con il Genova, ragazzi, col Genova, col Sassuolo, almeno queste di vincere. Queste sono fondamentali. Non so se lo volete capire, se volete che vi entri in testa questa storia. Mamma mia, che due coglioni. Poi, Selemaker 6, ragazzi, non lo so, intanto vabbè, ha fatto il suo pochi minuti che abbiamo visto, quindi gli do 6 così di incoraggiamento perché anche lui dà un rientro. Pioli 6, Pioli l'ha preparata bene, avete già detto il mio pensiero lì a destra, avevo già modificato quello. Poi, a parte che la scelta di Theo Hernandez mi è piaciuto, che comunque non l'hai fatto giocare perché te lo tieni fresco, sai che ha due impegni fondamentali. Bravo, bravo, lì mi è piaciuto questo atteggiamento. E ragazzi, beh, tutto sommato,
Insomma, ripareggiarla non è male. Ovvio, mi aspettavo di più, mi aspettavo un cambiamento, per questo che io diminuito il voto a Pioli, perché sennò era anche un 7. Se oggi la vincevamo, magari. Al Milan do 5, ragazzi. E oggi la squadra gli do 5, scusatemi tanto, sarò stronzo, non sarò stronzo. Ma non mi piace, io vi ripeto, non mi piace questa storia qua, che noi andiamo a pareggiare a Genova, dopo aver pareggiato col Parma. Perché dopo che abbiamo pareggiato col Parma, dovevamo almeno andare a vincere qua. Qua dovevamo vincere, perché non posso essere contento. Quando Milan vince io non sono contento, ragazzi. Io vi dico la verità, non sto qua, è inutile che sto qua a nascondermi e dire no, però. No, però un cazzo, cioè, secondo me oggi dovevamo proprio. Dovevamo essere più. Dimostrare una certa maturità di reagire, ragazzi. Perché se tu vuoi andare in Champions League, tanto il nostro obiettivo è andare in Champions League, vi dico la verità. Ma se sei lì, mamma mia, ma butta. Ma so che non c'hai le energie, ma butta tutto, non lo so. E poi, onestamente. Io, sinceramente, ragazzi, spero che vinciamo le prossime due partite, ma spero soprattutto che rientri Ibra. Adesso c'è bisogno di Ibra. C'è bisogno di Ibra, di dare una mano lì davanti, perché comunque. E soprattutto nel mercato che avverrà, dobbiamo prenderci un po' di giocatori. Adesso comincerò a fare anche. Dopo Natale comincerò a fare video infrasettimanale. Appunto, un video infrasettimanale che parlerà delle news di mercato, come si muove. Non è che sarò lì a fare ogni giorno, devo farmi un certo orario. Magari, non so, vi farò sapere mercoledì oppure martedì. Porterò questo e ne parliamo di giorno di mercato, la serie del giorno di mercato e così la camera e via. Insomma, vi dico la verità, onestamente, dobbiamo parlare anche di qualche news che si stanno facendo un sacco di nomi, però. Poi vi porterò il pagellone che ragazzi non sto qua a aspettare che finisca il girone di andata, li conterò dopo, nel secondo, seconda parte del pagellone, primo pagellone, arriveranno fino alla partita del Natale, perché comunque abbiamo avuto insomma abbastanza impegni, quindi per valutare la squadra, perché sono anche curioso quali sono le medie generali, perché insomma ne abbiamo raccolte, adesso aspetto queste due partite e poi farò il pagellone. Detto questo, ragazzi, sono arrivato a 13 minuti quasi, minchia, una roba tantissima. Vi saluto, ci vediamo nel weekend sempre con la formazione e subito dopo il video della gara. Ciao ragazzi.